Buon salve a tutti quanti! Come vi avevo promesso, spendiamo un po' di tempo per fare un po' di tech analysis del torneo che si è svolto domenica scorsa al Push the Button di Milano. Questo è l'elenco dei partecipanti al torneo di domenica, Seating 53. Me lo sono preso e segnato di fianco a ognuno dei vostri nomi il mazzo che giocavate e se avete avuto la fortuna di comparire all'interno dei miei video, in che video siete comparsi. Dato che non dovevo scrivere nulla questo giro, ho avuto tanto tempo per fare un sacco di cose di cui vi parlerò durante il video. Una di queste è stato l'elenco dei mazzi del deck analysis di base. Eravamo in 53. Un Gravekeeper, un mazzo Fata Chaos, nel senso che c'era dentro anche i mostri Dark, un Dark World, un Macro Monarch, anche se da quanto ricordo della lista era un po' randomico perché tipo i monarchi erano uno per, non so se fosse una tech o una cosa dettata da qualche altra cosa, quindi non commento. Un mazzo Ieratico, un mazzo Bestia Gladiatrice, un mazzo Wind Up che abbiamo visto al terzo turno. Un Chaos Dragon, o almeno un mazzo che dalla lista io ho identificato come tale. Due Insector. Tre Spellbook, che abbiamo visto uno contro l'altro nel quinto video, e che tra l'altro hanno fatto un buon risultato. Quattro Mostri Hero. Tre Light Lord. Tre Sei Samurai, che all'interno dei vari turni del torneo abbiamo visto e rivisto e rivisto. E arriviamo al pezzo forte del torneo, cioè i mazzi che erano veramente in tanti. Al terzo posto, Rabbit. Non Rabbit la versione splashata con Fire Fist, ma la versione Dino Rabbit. Al secondo posto, Mermail, portato da 9 persone. Al primo posto, portato da ben 12 persone, Firefist. Sempre consultando il mio elenco delle meraviglie, perché sennò la memoria farebbe cilecca, vi elenco i mazzi arrivati in top 8, non i giocatori, perché più di qualcuno ha richiesto di non venir nominato né come persona fisica né come mazzo. E quindi praticamente ve ne dirò 6 su 8. Non prendetevela con me. All'ottavo posto, Spellbook. Settimo posto, Mermail. Sesto posto, quinto posto, Firefist. Quarto posto, terzo posto, Firefist. Secondo posto, Firefist. Primo posto, Fa... Scherzo, Spellbook. Sprechiamo qualche minuto per parlare un attimino di tre mazzi che abbiamo visto all'interno del torneo e che avete visto grazie ai miei video. Il primo, immagino se lo aspettasse più di qualcuno, era il mazzo Bestia Araldica. È stato bello, è stato sicuramente alternativo. L'unico fattore di svantaggio che ha avuto è che non c'è molto proprio a livello fisico. La carta più rara credo sia l'Exceed loro e lo chiamo raro semplicemente perché è un numero e quindi è ricercato dai bambini infoiati dal cartone. Per il resto credo che con 10 bustine te lo monti completamente. C'erano dentro anche i Light Lord per appunto aumentare il fattore di incisività con i Rico e con le live per macinarsi l'Aber Conway con il quale tutorarsi un po' di roba. È stato bello vederlo, però riconosco il fatto che è lento e nel secondo match che abbiamo visto penso che la partita se la sia portata a casa più per le due prison pescate di fila che per il fatto che fosse una bestia rally. Comunque stima per Enrico Montanari che ci ha deliziato con la vista di questo nuovo mazzo. Fiore Leonardo ci ha deliziati riportando almeno un po' in auge il mazzo Wind Up.
Ora, secondo me non è morto da principio. Certo, ha preso un sacco di schiaffi, ha perso un sacco di roba. Però fabbrica e coniglio per tutorarsi le varie cose, le varie combo, ci sono ancora. E abbiamo visto che comunque, anche se ha sfidato molto, un certo risultato se l'ha fatto. E secondo me si può comunque tirare fuori qualcosa di interessante, come la versione che ha fatto lui, o magari aggiungendo il monaco evocatore. Non so se lui lo giocasse, però è anche vero che non ha visto quasi un cazzo, e quindi forse anche il mio commento è un po' di troppo. Gli do un consiglio comunque. Io penserei seriamente a sfruttare questa carta. Ultimo, ma non ultimo, il mazzo Spellbook. Non mi dilungherò troppo, perché voi non lo sapete, ma lo so io e ve lo dico, sto preparando un video interamente dedicato sugli spellbook, che probabilmente vedrete entro una settimana, una decina di giorni. È un mazzo composto più o meno all'80% da rare e secret. E questo andrà molto a influire sul la percentuale, diciamo, di spellbook che si vedrà nei vari tornei. Onestamente non mi aspettavo questo risultato, ma mi complimento ancora con Tommaso, che ha fatto un buon torneo, e per pura ironia della sorte, con un mazzo spellbook avventura rinale, si è portato a casa un'altra sacerdotessa degli spellbook. L'ironia. Dovendo fare qualche considerazione più generale sul torneo, beh, devo dire che 53 persone per un regionale alla fine tra gli ultimi, quindi quando già tanta gente si è qualificata e magari non muore di voglia di andare in giro a fare tornei, è decisamente un buon numero. Sono contento per come il torneo sia venuto fuori e per il fatto che quest'anno, grazie al cielo, le qualificazioni siano scalate. Infatti, se non ho capito male, in questo regionale alla fine si sono qualificati, o erano già qualificati, i primi 18. Quindi, beh, più di un terzo alla fine, quasi la metà. Dunque, dovendo parlare invece per quanto ho fatto io, credo siano d'obbligo alcune spiegazioni. Due in particolare. La prima è che questa volta non era una cosa legata ad alcun forum o alcun committente che mi chiedesse anche un qualcosa di scritto da riportare poi, e quindi non sono rimasto con le mani in mano. Ho fatto il deck check, ho controllato le liste, ho fatto un po' di cose. Quando non facevo niente invece sono rimasto con la telecamera fisicamente in mano. E si è visto. Non era un'inquadratura statica, ferma, ma ogni tanto si muoveva. Ad alcuni è piaciuta, ad alcuni no. L'importante comunque è che mi abbiate fatto sapere cosa ne pensate, perché, per esempio, le animazioni delle creature che io le aggiungo semplicemente per fare un qualcosa di diverso rispetto agli altri video. Cioè, per me è una cosa positiva, innovativa. Ma se voi non piacciono, siete liberi di dirlo, io ne prendo atto tranquillamente, posso vivere anche senza. E questo vale anche per i movimenti della camera, che però, vi dico, era più un esperimento questo. Volevo provare a dare un senso di velocità diverso rispetto a quello che posso dare facendo i tagli nel montaggio. Era un esperimento e lo ammetto, certe cose, certe inquadrature erano fatte proprio alla cazzo, ma era anche dipeso dal fatto che quando io muovevo la telecamera gli altri si svegliavano e muovevano un qualcosa che era fuori campo. Devo un attimo prendere il ritmo, la cosa può migliorare, ma mi rendo conto che possa anche far storcere il naso a qualcuno. Non è grave, perché se criticate o comunque commentate in modo chiaro e razionale, dicendo mi piace questo, non mi piace questo, perché, per me non c'è alcun tipo di problema. Anzi, gradisco. Concludo questo mio parlare mattutino con
un'ultima considerazione barra notizia. Parlando con i proprietari del negozio l'altro giorno, mi dicevano che hanno una mezza intenzione di organizzare un torneo più o meno il mese prossimo in concomitanza con l'uscita del Leiden Arsenal 7. Probabilmente saprete meglio di me che Leiden Arsenal 7 è una bomba, è piena di carte molto carine, ma ne parleremo anche di quello. E quindi io rinnovo la mia disponibilità a Marco e Alessandro, che sono i proprietari del negozio, e spero che ci rivedremo tra un mese o quel che è lì. E adesso è proprio tutto, quindi speriamo di rivederci presto di persona e chissà che non riesco a trovare il modo per farmi una qualche partita anche io la prossima volta. Fatemi sapere. Ciao a tutti!